Ah, cavoli, meno male che sono arrivato al distributore in tempo, ero proprio a secco. Cosa vorresti fare, scusa? Il pieno. Vorrei fare il pieno. No, ma te sei troppo forte, un comiconato. Ma è fuori di testa. Aspetta, non era una battuta? Perché dovrebbe essere una battuta? Oh, mamma, allora non lo sai. Che cosa non so? Fare il pieno ormai è un bene di lusso, una roba da ricchi di serie A. E chi ti dice che non lo sia? Ma guardandoti così sembri da C2 zona retrocessione. Meno male, credevo dicesse terza categoria. Dai, su, fai i soliti 20 euro e vai, che non abbiamo tempo da perdere qui. Ma perché dovrei fare 20 euro se voglio fare il pieno? Scusa. Ah, zio, non so più come dirtelo. Ma cosa? Non te lo puoi permettere. Ma per favore, stiamo esagerando con sta storia della benzina, però. Ma hai guardato il prezzo almeno? No, e non voglio farlo. Perché, scusa? Perché sono un no benz. Penso di non aver capito. Non credo queste cose di cui parlate voi, tipo degli aumenti della benzina. Ma il prezzo è qui, non puoi negare l'evidenza. Beh, cosa fanno di solito i no qualcosa, scusa? Giusto, è vero. Direi che è vero. Ma scusa, quindi cosa vorresti fare? Far benzina ad occhi chiusi? Certo, quella potrebbe essere un'idea. Sì, bravo, così metti la benzina al posto del gasolio. Beh, meglio, dicono che costa meno. Sì, ma la macchina non andrebbe? Questo è quello che vogliono farti credere. Mamma, che matto. Ho parlato al servitore dei poteri forti. Sì, certo, come no. E poi scusa, chi sei tu per dire che non potrei permettermelo nel caso? Beh, dalla macchina che hai si vede. Oh, guarda che è una BMW questa qui, eh. Sì, ma con quanti chilometri? Oh, sarò sui 150.000, toh. Visto? Cosa c'entra? Rimane una bellissima macchina. Ma è più usata di un'imprecazione mentre giochi a Fortnite. Meno male che non ha detto Dark Souls. Vabbè, dai, non così tanto. Infatti. Quindi capisci, se avessi avuto una bella macchina, potevo anche concedertelo. Scusa, ma se avessi tipo una Ferrari spenderei ancora di più di benzina, allora? Sì, ma chi ha la Ferrari tendenzialmente può permettersi di comprare anche tutto il distributore e farne un parco giochi. Però non ha tutti i torti neanche su questo. Certo che no. Vabbè, allora scusami, metti che tutto questo fosse vero. Lo è. Sì, certo. Come dovremmo muoverci noi? Beh, potresti usare mezzi più vintage. Tipo le bici? Ma va, le bici sono troppo lente. E allora cosa? I cavalli. Ma come i cavalli? Certo, mi sembra un'ottima soluzione. Beh, ormai nella maggior parte della città ci sono i monopattini elettrici. E allora? Come allora? Potremmo usare quelli. Cosa? Mai visto l'ultima bolletta della luce? No, sono anche no luce. Ah, ecco, scusa. Scusa, quindi la prossima volta al posto di venire qui dove dovrei andare? Boh, tipo in fattoria? Sì, a mungere le mucche, ma per favore. Per dare da mangiare al cavallo. Effettivamente però vuol dire che mi costerebbe tanto. Ma quanto costa un cavallo poi? Beh, per quelli normali si va dai 3.000 agli 8.000. Alla faccia, quelli di razza? Anche dai 10.000 in su, mi hanno detto. Mamma mia, ma costano davvero come una macchina. Però risparmi sulla benzina, è un investimento a lungo termine. Sì, ma a perdere però. Beh, mi dispiace, ma non vedo soluzioni. Se solo avessimo investito prima sull'energia rinnovabile. Ah no, eh? Come no? E dopo io rimango senza lavoro, sei pazzo? Ma va, dai, magari poi ti riconvertivano in una base di ricarica. Non penso proprio. Già, neanche io. Era solo per darti un po' di manforte. Comunque, ti conviene trovare un modo per pagare, oppure tra un po' arriverà la fila qui. No, ancora, ti ho detto che non devo trovare nessun modo. Faccio il pieno e basta. Ma come lo paghi? Boh, che ne so, io do la carta e non guardo più. E cosa fai? Speri che sia piena? Sì, prego ogni giorno per questo. Sei proprio un mago della finanza tu, eh? Lo so. Gioco anche in borsa. Dai, ascolta, vai, che sennò qua veramente mi viene fuori un casino e mi tocca pure litigare. Sai, forse hai ragione. Così quasi vado avanti fino al prossimo distributore e spero che sia meno lagnoso. Così almeno mi fa fare il pieno. Non avevi detto di essere quasi a secco? Tranquillo, conosco la mia macchina. Boh, se lo dici tu. A posto, vado, che cavolo. Non va! Mancherà mica il carburante! Può essere. Quindi io faccio il pieno o nulla? Ancora con sta storia! Sì, ancora con sta storia! Te l'ho detto, fai 20 euro e mortalino! No, ormai è diventata una questione di principio. Quindi hai intenzione di stare qui finché non ti darò l'ok per il pieno? Sì, esatto. Ma dai, ma così in mezzo alla strada! Non sono in mezzo alla strada e poi mi piace qui. Cosa ti piace? Beh, per esempio, questo odore di benzina. Sì, ma non penso faccia bene a lungo andare. Vabbè, a quello ci penserò poi. Beh, io penserei a cosa fare adesso se fossi in te. È già un problema. Comunque, in tutta questa situazione, quello che si dovrebbe preoccupare di più dovresti essere tu. Cosa? Per quel motivo? A me va solo bene, c'è più lavoro. Certo, ma diventi anche prezioso. Ma è una cosa positiva. Positivo è una parola che si può ancora
ancora dire? Sì, boh, penso di sì. Vabbè, comunque scusami, dicevo, attirerai molto di più l'attenzione. Cosa? Mica mi sono rifatto. No, ma non intendevo per quello. E allora per cosa? Perché comincia a fare gola. E a chi? Ai ladri, a chi? No, scusami, in che senso? Oh, ma allora proprio non capisci niente. Metti che ti rubano o ti rapiscono. Ma come fanno a rubare un distributore? Ah, non lo so, ma ormai sono diventati tutti così esperti. Non hai visto la casa di carta? Tranquillo, non penso che il professore di turno si metta a rubare un distributore di benzina a Varese. E insomma, mi sa che tra un po' vorrai più te della zecca di Stato. Boh, se lo dici tu. Dico, pensa poi ai camion che trasportano gasolio. Diventano dei portavalori. Ma pensa a trovare un modo per pagare piuttosto, che non ti sopporto più. Mi sa che hai ragione. Dai, su, spremi quei due neuroni che hai nel cervello. Ma dici che se piango davanti al signore me la dà la benzina gratis? No, direi di no. Ma scusa, a proposito, non ti dice niente che rimani qui? Non lo so, sembra un po' impegnato. Ah, sta facendo i conti in cassa? No, a quanto pare sta lucidando dei Rolex. Ah sì, è vero, li ha presi da poco. Vedi, prima erano i farmacisti e ora i benzinai. Sto ripensando all'idea di fare lo youtuber. Altri modi geniali? In V-Bucks non li accettano i pagamenti, vero? La valuta di Fortnite? Esatto. No, guarda, non penso sia un appassionato. In cripto? Non credo. E poi tu avresti delle cripto? Certo, il Vano Coin. Il che? È la mia nuova criptovaluta appena fondata. Ma non varrà nulla. Lo so, ma ormai ne viene fuori una al giorno. Prima o poi prenderà valore. Mamma mia, ma in che mondo viviamo? In un mondo in cui sono bloccato dal benzinaio perché il distributore non vuole farmi fare il pieno di rifornimento. Eh sì, è proprio un mondo difficile. Beh, a chi lo dici? Ah, dai, mi fai tenerezza. Fai sto pieno prima che ci ripenso. Cosa stai dicendo davvero? Certo, dai, non ne posso più di sentirti. E poi questo caro benzina non sta venendo più nessuno. Sembra il deserto dei Gobi qua. Oh, grazie, allora faccio subito. Va bene, ottimo. Poco tempo dopo. Ottimo, sono 100 euro in totale. Cosa? 100 euro per il pieno? Io ti avevo avvisato, eh. Aspetta, allora che mi attrezzo, eh. Ma che cavolo fai? Metto il passamontagna, perché ormai qua fare rifornimento è diventata una rapina. Ciao! No, ma dove vai? Oh, ma pensa a te questo qua. Lo sapevo che provava a fare la furbata. Beh, tanto non si è accorto che c'è la sbarra. Oddio, questa chi l'ha messa qui? Che fenomeno, adesso dovrà pagare anche il carrozziere. Ormai fare benzina è diventato un lusso. Bella ragazzi, sì, tranquilli, tutto a posto. Alla fine ho pagato anche la macchina. Imparate, il crimine non paga mai. Anzi, in questo caso ti fa pure andare in perdita. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. Innanzitutto vi chiedo scusa perché alcune parti saranno un po' buie. Purtroppo la luce all'interno della macchina non funzionava, quindi... sì, andiamo avanti così. E sembra un po' i miei video old school, quando non si vede assolutamente nulla, un po' come una puntata di Game of Thrones. Però vabbè, fa niente, va bene così. E spero di riuscire a mettere un po' a posto durante il montaggio, anche se non so quanto riuscirò. Per questo vi sto avvisando. Tra l'altro ho avuto anche una piccola difficoltà con una battuta. È stato un po' un video complicato, guardate. Forse hai ragione. Ma dici che se piango davanti al signore me lo dà il... Ah, mi sa che hai ragione. Ma dici che se piango davanti al benzinaio me la dà la... Ma cos'è che ho detto? Dico, davanti al signore, ci muovi, mi lascia andare senza pagare? Ah, mi sa che hai ragione. Ma dici che se piango davanti al signore che distribuisce la benzina? Non riesco proprio a dirla questa, non so perché. Incredibile, non mi veniva proprio, eh. Vabbè, comunque, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel like e iscrivervi al canale se volete altri video del genere. Prima di lasciarci, andiamo all'angolo di saluti. Saluto Simone Vita. Ciao a Samuele Postorino. Ti consiglio di provare Gang Beast. Lo proverò, vediamo se mi piace, nel caso lo porto. Poi saluto Ricky Gibson. Ciao Francesco Ferrari. Ciao, un bellissimo video, ti stimo. PS, mi saluti, grazie. Certo, ti saluto. Ciao. Saluto Laura Anzoni. Ciao a Pepecu 2011, spero di aver detto giusto. Ciao. Saluto Lucio Cerrato. Vano, mi saluti, è un anno che ci provo. Potresti riportare F1 se le cose parlassero come il modem o l'Android, PS iOS. PS, ti stimo tantissimo, continua così. Allora, Android. Oh Dio, mi stava cadendo il telefono, fantastico. Basta illuminare Android e cade un iPhone. Allora, Android verso iOS, potrei anche farlo, vediamo, anche il modem. F1, in realtà io stavo aspettando quello nuovo, perché di solito usciva in questo periodo, quindi boh, vediamo. Saluto Giulio Vivona, grande Vano, potresti portare Super Smash Bros. Ultimate? Allora, l'avevo già chiesto in realtà un po' di tempo fa, e vediamo, se mi viene in mente qualcosa di particolare lo porto. Saluto Daniele Della Corte, ciao ad Angelo Abate, puoi continuare la carriera col Varese? Assolutamente, quella continuerà. Saluto Belgar 4, boh, non lo so.
Fort, penso che intendesse. Vabbè, vano, bellissimo video. Faremo a vedere il tuo armadietto di Fortnite. Allora, l'armadietto di Fortnite è una cosa che di solito faccio vedere nelle live. Quando faremo la prossima live, penso a breve, tra l'altro, perché ci sarà l'evento, penso che potrei far vedere il mio armadietto di Fortnite, così vedete tutto quello che ho comprato. Anche troppo. Saluto Cristiano Rossiello. Vano, potresti portare ancora Security Breach? Allora, Security Breach è un gioco che a me è piaciuto molto. Sono un po' bloccato, vi dico la verità, perché c'è un punto che mi fa una paura allucinante, non sto scherzando. Però, allora, potrei portarlo. Il problema è che non è andato benissimo, quindi purtroppo mi dispiace, ma non so. Vediamo più avanti, ma mi sa che è passato un po' troppo tempo. Comunque ti ringrazio per il consiglio. Ciao, saluto Giulia DEL. Ti prego, salutami nel tuo prossimo video. Ne salto sempre uno tendenzialmente. Comunque ti saluto. Ciao, saluto Giorgia Licastro. Sei il mio idolo e mi puoi salutare. Certo che ti saluto. Un saluto enorme. Ciao Giorgia. Bene, il video termina ufficialmente qui. Io vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanella, mi raccomando. E noi ci vediamo tutti i giorni in settimana con uno shorts e venerdì con un altro nuovo video. E bella! Guarda che quel benzinaio non è rimasto troppo contento. Mi sa che non mi vorrà più vedere.